Anna Mazzamauro, splendida, un'attrice di teatro fantastica. Un oculista che è la fine del mondo, se tu trovi splendida me. Ma io la adoro, sul palco lei veramente arriva e riempie i cuori. Quindi fa piacere finalmente essere considerata, perché sai, è stato difficile sostituire alle due Z di Fantozzi le due Z di Mazzamauro. E quindi forse ci sono riuscita, se tu dici questo. Assolutamente sì, però la mia curiosità è cosa direbbe Anna Mazzamauro se incontrasse la signorina Silvani oggi? Glielo direi io, sei una merdaccia schifosa, no? Credo che soltanto così si possa definire Silvani. Però nella sua merdacciaccine ha avuto successo perché, non lo so perché, intanto perché le donne vedono in lei una che ha vendicato certi amori impossibili facendo soffrire Fantozzi, e soprattutto è la solitudine della Silvani che hai visto? Mica colpa mia. 27 è sempre il numero di 6 anni, confermiamo questa cosa. Certo, grazie caro. E vuoi il mio numero di telefono? Assolutamente sì. Grazie, splendida. Spero che sai che il nome di Mariangela in Italia non viene più usato, quindi non sappiamo il motivo, non lo sappiamo. Fernando. Esatto. Quindi Plinio, la domanda è, l'esperienza con Luciano Salce, un ricordo anche di Luciano Salce, che magari... Bravo regista, in Luciano Salce. Iniziare con un bravo regista è molto importante nella vita, però dopo di questi film ho cambiato idea, ho fatto scultura, pittura e anche lì, cioè già altre memorie ci sono, la scultura e la recitazione c'è delle memorie, la scultura c'è altre memorie che vengono fuori, capito? Che ricordo hai proprio dell'esperienza di Fantozzi, che è diventato un cult, no? E tuttora è famosissimo e tutti lo guardano. È un'esperienza bella, perché prima di tutto ci sono passati 40 anni. Ed è ancora nel cuore di tutti. Eh sì, però ci siamo invecchiati tutti. È così, però ritornare indietro non si può, bisogna sempre andare avanti. Ti chiamo una cortesia, un saluto speciale per un nostro collega che si chiama Thomas. Dice Thomas...